dire che in realtà i sceneggiatori siamo in cinque, e cioè oltre a Fabio che ha curato una parte della sceneggiatura ci sono anche Giuseppe della Misericordia, Daniela Calcagnini e anche Davide De Marinis che ha curato anche lui una piccola parte. E che dire della sceneggiatura di questo film? È una sceneggiatura molto complessa, prima di tutto perché Fabio è stato molto esigente sotto questo punto di vista. A lui non è bastata una sceneggiatura, anzi lui ha preteso che ognuno di noi facesse delle sceneggiature parallele in modo che poi potessimo mettere insieme una sorta di sinfonia, insomma lui l'aveva chiamata così. E quindi questa è stata la nostra impresa, cinque sceneggiatori, cinque sceneggiature diverse, divise in questi cinque gruppi in cui abbiamo messo tutti i numerosissimi protagonisti, perché in realtà il protagonista poi in realtà sono più protagonisti, messi insieme per lo sviluppo di questa storia che non ha voluto essere nient'altro che uno spezzone di vita ultra da una parte e nel momento in cui ovviamente poi scoppia la violenza anche la reazione e l'intervento da parte della polizia. È stato fondamentale per noi la visione di tutto questo materiale molto lungo di interviste, è stato molto importante soprattutto lavorare a diretto contatto con l'ultra, con i tifosi, con i rappresentanti anche delle forze dell'ordine, perché il nostro obiettivo era molto preciso, non era quello di mettere su pellicola una storia, era quello di mettere su pellicola la vita reale, e io spero che insomma siamo riusciti a fare un buon lavoro.